Carissime e carissimi, eccoci di nuovo in diretta dal Parlamento europeo di Bruxelles con il nostro appuntamento in dialogo con l'Europa. 5 minuti per raccontarvi il nostro lavoro. A proposito di lavoro, sul mio sito internet trovate il report sulla mia attività al Parlamento europeo aggiornato al 31/5/2017. Da quando ero per la prima volta, da quando ho firmato il foglio delle presenze al Parlamento europeo, 24 febbraio 2015, ho sempre cercato di rendicontare a tutti voi la mia attività di europarlamentare. Da quel giorno, giusto per dare alcuni numeri, ho preso 145 aerei, ho partecipato a 130 sedute plenarie, ho votato 4.768 volte, ho presentato 47 interrogazioni alla Commissione europea, sono intervenuto 64 volte in seduta plenaria. Ho inviato più di 40 newsletter a più di 13.000 persone, ho ospitato, e questo è un momento molto bello, molto ricco, di crescita, 555 persone fra studenti, loro insegnanti, giovani studenti, amministratori locali, amministratori regionali, in visita al Parlamento europeo. Nel report, poi, oltre a questi ed altri numeri, trovate naturalmente un resoconto delle mie attività nella Commissione Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare, nella Commissione Politiche Regionali, quelle di cui faccio parte. E mi sono occupato, fra le altre cose, in questi 2 anni di mobilità sostenibile, di efficienza energetica degli edifici, di competitività delle nostre piccole e medie imprese in termini di creazione di posti di lavoro, di lotta allo spreco alimentare, di difesa dei nostri prodotti tipici IGP, DOP del territorio. Trovate il report scaricabile gratuitamente sul mio sito internet www.damianozoffoli.it. Se volete la copia cartacea, scrivete all'indirizzo damiano.zoffoli@gmail.com. In particolare nella Commissione Ambiente stiamo lavorando in queste settimane ad un parere sulla proposta di revisione della direttiva europea per l'efficienza energetica degli edifici. Quello dell'efficienza energetica degli edifici è un tema molto importante. Se consideriamo che ben il 75% del parco immobiliare dell'Unione Europea esistente è, dal punto di vista energetico, inefficiente. Adesso è attribuibile il 40% dei consumi energetici finali e ben il 36% delle emissioni di gas serra. Se a questi dati aggiungiamo che il tasso annuale di ristrutturazione degli edifici è inferiore, bassissimo, inferiore all'1%, si capisce quanto sia urgente un intervento in questo settore. C'è poi un legame stretto fra edifici efficienti dal punto di vista energetico e povertà energetica. Milioni di cittadini della nostra Unione Europea non riescono a pagare la bolletta. Serve una strategia comune per contrastare la povertà energetica, raccogliamo dei dati più precisi sulla diffusione del fenomeno e soprattutto servono una serie di azioni concrete per contrastarlo. Ho presentato inoltre alcuni emendamenti alla direttiva per incentivare la mobilità elettrica e migliorare in questo modo la qualità dell'aria delle nostre città. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti, sia commerciali che residenziali, si dovrà predisporre per la ricarica delle auto elettriche almeno un parcheggio ogni 10. Cambiamo argomento, ora parliamo di giovani. Continua sul mio sito internet il progetto How Do You Feel. Questa settimana è il turno di Enrico, 31 anni, di Bagnacavallo, che ha trovato nell'Europa l'opportunità di crescere e realizzarsi. Infine, vi anticipo, sempre giovani, di giovani si parla, che sto lavorando alla predisposizione di un opuscolo che raccoglie le opportunità che l'Europa offre ai nostri giovani, quali sono le possibilità di studio, le possibilità di lavoro, quali le opportunità per la formazione, ma il mio messaggio è chiaro, l'Europa si cambia con i giovani, insieme ai giovani. Ripartiamo da loro per costruire un futuro di speranza per tutti gli europei.